dopo tanta investigazione, vi avevamo detto che l'avremmo trovato e l'abbiamo trovato. Questo è il bar dove Lello, 3 domeniche fa, ha fatto la sua consumazione. Una consumazione forse la più discussa degli ultimi tempi. Che dici, Tino? Sicuramente. Cosa avrà preso effettivamente Lello quella domenica? Lo scopriremo solo entrando. E noi entriamo. C'entra Lello per caso? Per forza. Cosa ha preso Lello quella domenica? Ricordati che noi vogliamo la verità. Qui dentro solo la verità puoi trovare. Pur consapevole tu del fatto che stai facendo o del bene o del male a Lello. Io di solito faccio bene alla gente, poi... E voglio capire però se questo è. Ti ricordi intanto con chi era Lello? Era col suo accompagnatore. Era e con un altro amico che adesso non ricordo. Allora, l'amico è un altro ospite della struttura e quello è l'accompagnatore dell'altro ospite. Dell'altro, qua sono tante le... E quindi comunque ricordi che erano in 3. 3 persone, sì. Cosa hanno preso? Hanno preso 3 caffè e Lello ha preso 2 pasticcini solamente. Ti ricordi quali erano i pasticcini? Per caso. Se non ricordo male, era una coda di rospo crema. Ed è plausibile perché lui quindi è molto goloso. È un altro pasticcino che adesso non ti ricordi. Bene. E questo... Quindi possiamo ecco stare perché ha fatto quella sceneggiata del te lo dico all'inizio e non te lo dico. Perché c'era il pasticcino in mezzo, non l'alcol. Questo era il fatto. L'alcol... Il secondo pasticcino di babà. Ma tu sei perentorio sul fatto che devo difendere Lello su questo. Non ha preso alcol. Difendere Lello è una parola grossa, eh? Vabbè, in questo caso. In questo caso lo devo difendere. Non ha preso alcol. Non ha preso alcol. Eppure stavolta si è salvato. Si è salvato. È vero? Stavolta io... è pedinato Lello. Io non so se tu gli hai detto qualcosa, gli hai promesso qualcosa, caro Lello, non lo so. Però mi sembra sincero. Sì, Lello. È vero. D'altro canto, viene Lello nel tuo bar. Vuoi vedere che non ti ricordi che cosa prende Lello nel tuo bar? Entra, buongiorno! Un ospite d'onore, un ospite d'onore. E quindi neanche questo giro, va bene, grazie. Grazie. È come te. No, molto più di me. Più culinario di te? La metà tua di giocare alla nascondina? Sherlock Holmes, Tino. Ah. Io conosco i miei polli. Certo. E dunque scriveranno, vi siete messi d'accordo. Ma noi... che siamo ormai navigati in internet, navigati e quindi navigati. Me ne andrei se non avessi da finire questa cosa. Ecco. Navigati. Io me ne andrei. Mi stai cacciando praticamente, perché se continui. No, mi sto zitto. Quindi, conoscendo i nostri polli, abbiamo, prima di fare l'intervista formale, abbiamo registrato senza dire niente a Donato. E Donato ci ha detto, cosa ci ha detto Donato? Come ha fatto nell'Aldi del Quiz, però noi che conosciamo i nostri polli ve la facciamo sentire. Vai. Ma sai la domanda che mi volevo fare? Insomma, prese solo il caffè lei quella domenica. La verità, cosa è? Ti ricordi che Lello è venuto qua? Cosa ha preso quella domenica mattina Lello? Quella famigerata domenica mattina? Un dolcetto o due? E poi da bere? Da bere un caffè. Il caffè? Tre domeniche fa. E non ti ricordi se ha preso A? Ti ricordi gli amici che hanno preso? Senti, il caffè l'ho preso sicuro. 30 che era. 3 era. L'accompagnatore, l'altro ospite e Lello. Erano in 3.
tre caffè presero e poi sì. E poi due dolcette. Ma non presi alcol? No. Puoi scongiurare che presi alcol? No, l'ho preso dal mio. Questo si può. Questo mi capita.